Castel di Sangro ha ospitato l'assemblea dei soci DASP, deputazione abruzzese di storia patria, fondata all'Aquila il 26 settembre del 1888 con l'obiettivo di analizzare fonti e informazioni sulla storia abruzzese. I risultati della ricerca confluiscono nel bullettino, la cui pubblicazione prosegue ancora oggi. Ci abbiamo tenuto molto ad allestire questa mostra che abbiamo inaugurato lo scorso anno, che riguarda il passaggio di Vittorio Emanuele in Abruzzo. Ecco, lui varca la soglia del Tronto il 12 ottobre del 1860 e arriva proprio qui a Castel di Sangro il 21 e il 22 ottobre del 1860. Quindi soggiorna qui a Castel di Sangro e proprio qui in piazza, che era piazza dei Canapini, poi divenuta piazza Plebiscito, proprio perché c'era l'annessione delle province meridionali di Palermo e Napoli proprio qui a Castel di Sangro, e quindi da quel giorno la piazza cambiò la sua toponomastica e divenne piazza del Plebiscito. Numerosi personaggi illustri si sono distinti all'interno della deputazione degli Abruzzi, fra questi anche Benedetto Croce, presidente onorario dell'associazione, che l'ha rappresentata all'interno dell'Istituto Storico Italiano. L'avvenimento è un avvenimento importante perché la deputazione Storia Patria rappresenta un sodalizio così di grande rispetto e di spessore culturale, e ospitare questo incontro per la Casa di Sangro è un onore, è un piacere, e quindi ci auguriamo che da questo scambio di idee tra personalità della cultura abruzzese nascono nuove cose più importanti per la città e per il territorio. Ma intanto è una novità, nel senso che non si è mai celebrata un'assemblea della deputazione Storia Patria. Ovviamente rappresenta quella che è la storia dell'unità nazionale, di tutto quello che è stato poi il fenomeno di unificazione. Parallelamente, per rendere pure ancora più coerente questa giornata, abbiamo allestito una mostra che senz'altro è stata poi rappresentata da chi è stato intervistato, ed è una giornata bella. Poi insomma abbiamo la massima cultura abruzzese nel campo dell'Unità d'Italia.